Cause I just wanna look good for you, good for you. I just wanna look good for you, good for you. Let me show you how proud I am to be yours. Leave this dress a mess on the floor. Still look good for you, good. Ciao a tutte patatini e patatine, benvenute in questo nuovissimo video. Oggi sono qui per registrarvi il video haul barra swatch di questi prodotti che mi sono stati inviati dalla KTB Cosmetics. Ho postato una foto su Instagram e tantissime di voi mi hanno richiesto questo video. Ci tengo a farlo sia perché me l'avete richiesto, sia perché ci tenevo io a farvelo, perché veramente meritano tantissimo questi prodotti. Prima di iniziare col video in sé, volevo innanzitutto avvisarvi che no, non è il septum vero, ma è un pezzo di un braccialetto che ho preso, praticamente i braccialetti a catena, l'ho staccato e ho girato i risvoltini per poter fare questa specie di septum, fake septum, che è un bimbo minchia style. Comunque volevo inoltre dirvi che il 9 settembre dalle 2 del pomeriggio sarò a Milano insieme alla mia patata Giulia a fare un incontro in Piazza Duomo, quindi per chi vorrà venire ci trovate lì, a me, a Giulietta, e io non vedo l'ora di fare l'incontro perché mi mancate tantissimo e so che tante aspettavano questo giorno, quindi il 9 settembre alle ore 14 in Piazza Duomo a Milano, quindi vi aspetto. Partirei subito con i prodotti che avete visto nell'intro del video, quelli più succulenti di tutta questa collezione di make up che mi hanno mandato, ossia i rossetti liquidi. Vi parlo un po' di tutti i prodotti e poi a fine video vi lascio gli swatch dei rossetti liquidi e dei rossetti matte. Allora, questi rossetti liquidi sono una bomba. Un'altra premessa: costano un sacco e essendo comunque prodotti esteri, messicana, spedisce dal Messico, un rossetto liquido e anche i rossetti normali si aggirano intorno ai $18. Rossetti liquidi così pigmentati, così scriventi, così duraturi non li ho ancora trovati qua in Italia in vendita. Altri brand hanno creato questi rossetti liquidi, per citarvene alcuni, tipo la Kat Von D, la Colourpop, che adoro perché ne ho uno e lo adoro, infatti sto aspettando che mi arrivino gli altri che ho ordinato, la Dose of Colors, la Jeffree Star, Anastasia Beverly Hills, quelle tra le più famose, insomma ce ne sono veramente tantissime di rossetti liquidi. Però appunto qua in Italia ci sono, ma non sono all'altezza secondo me. Parlando di questi rossetti liquidi, come dicevo sono ultra pigmentati, ultra scriventi. Questo che ho su io è questo qui ed è lo 024. Come ogni rossetto liquido matte che si rispetti, si asciuga in modo veramente molto notevole ed è fatto per durare in teoria tutto il giorno, salvo cibi oliosi e struccanti oliosi ovviamente. Essendo comunque matte, fate conto che vi seccano le labbra, quindi se avete delle labbra abbastanza secche vi consiglio di utilizzare una base prima di iniziare il trucco. L'effetto sulle labbra è confortevole, sembra di non avere quasi su niente, se non per quell'effetto un po' ciprioso che lascia. È come se voi andate a mattificare un rossetto passandoci sopra della cipria, quindi l'effetto sulle labbra è quello. Un'altra cosa che vi consiglio è di scrabbarvi le labbra prima di andare ad applicare questi rossetti liquidi, che hanno un effetto poi matte finale. Una cosa che ho notato è che stratificando questi tipi di rossetti liquidi, anziché andare ad uniformare il tutto, rendono semplicemente il tutto un patatrack, perché è come se voi andate a fare proprio strato su strato, a togliere, a mettere il colore, lasciare degli spazzettini, dei buchettini vuoti, e se voi andate a fare una seconda passata dopo che la prima è già asciutta, l'effetto sarà peggio di prima. Andate a creare una specie di mega strato super super secco e vi evidenzierà un sacco le pieghette delle labbra, le piegate le pieghette delle labbra, le adesso ho detto chiuso, le pieghette, vabbè, comunque avete capito. Vi consiglio di fare una bella passata e basta, bella decisa, e ovviamente essendo rossetti liquidi super pigmentati state attenti ai bordi perché i rossetti scuri soprattutto sono super difficili da stendere. Passiamo ai rossetti matte. I rossetti matte sono questi, la linea appunto che mi hanno mandato sono tutti matte e assomigliano tantissimo ai rossetti MAC. Infatti più avanti nel video, quando vedrete gli swatch, ho provato a fare anche degli swatch con i rossetti MAC che mi ricordavano questi colori qui. Mi assomigliano molto a quelli MAC come packaging e tutto quanto. L'unica cosa è che sono tutti matte, quindi alcuni colori che sono simili a quelli di MAC li trovate però matte. La scrivenza anche di questi è favolosa, assurda, quasi burrosi, però appunto con un finish opaco. Purtroppo ancora non li ho testati, quindi non vi so dire tantissimo, solo che sono dei colori veramente stupendi, però costicchiano anche questi qua. Mi hanno mandato anche un fondotinta che ho provato oggi per la prima volta, ho cercato di sbiancarlo con l'NC15 di MAC, che è il Pro Longwear Concealer. Questi punti qui insomma un po' di highlighting col Pro Longwear, ma è troppo giallino per me, infatti la tonalità questa qua è 20. E questo qua è uno Stay All Day SPF 15
15 liquid foundation a copertura medio-alta, non è male questo fondotinta, ripeto, peccato che per me è troppo giallognolo. Passiamo poi ai blush, mi hanno mandato questi due, uno di nome Melba e l'altro Sun Bask. Non so se Melba è anche il nome di un blush MAC, ma questo qua sicuro perché ce l'ha la mia mamma, Sun Bask, ed è praticamente identico. La differenza, swatchati insieme, infatti vi metterò la foto qui, che questo scrive molto di più di quello di MAC, quindi è molto più scrivente, come potete vedere, mentre questo qui invece per niente, questo qui invece fa più fatica a lasciare giù il colore, sarà perché è più chiaro, sarà che, non lo so, è fatto veramente in modo differente, questo fa più fatica, infatti è anche poco sfumabile perché ho notato che macchia un pochino, mentre l'altro è più sfumabile. In più mi hanno mandato questa che è una cipria minerale NC25 e questa non è tanto scura, per me va benissimo per opacizzare queste zone qui. Al suo interno troviamo la cipria e lo scomparto sotto la spugnetta, poi ovviamente lo specchietto. Altro prodotto Kick the Beauty, ossia KTB, è questa Stay All Day Auto Eyeliner Waterproof, quindi alta tenuta veramente altissima. Io l'ho già provata, mi trovo stra bene, l'unica cosa è che va usata solo come eyeliner perché è provata nella rima interna, fa veramente fatica a scrivere essendo una mina tratto veramente duro, molto molto nero e dura tantissimo, quindi è veramente una Stay All Day. Ho anche mandato un eyeliner, anzi due, di cui uno l'ho regalato a mia cognata e uno a mia mamma, e si trovano veramente benissimo. È un eyeliner che io ho provato prima sulla mia manina ed è super scrivente anche quello, è facile, infatti mia cognata si trova stra bene, dice che ne ha provati tantissimi di eyeliner in penna e questo qua le piace tanto, e però purtroppo non ve lo posso far vedere perché ce l'hanno loro. Mi hanno anche mandato il loro mascara nero, all'interno è fatto in questo modo, veramente un pack super super semplice. E per ultimi ma non da meno, i pennelli. Parto con questi da occhi che in realtà erano tre, ma uno non lo trovo più perché l'ho messo insieme ai pennellini e non riesco più a trovarlo. Vabbè, comunque era un pennello a lingua di gatto. Questo qua invece da sfumatura del numero 217 è praticamente lo stesso di MAC. Infatti le setole sono identiche a quello del 217 di MAC, a parte la forma, che questa è fatta un po' più a ventaglietto. Questo qua invece è il 239 e lo trovo fantastico, questo tipo di pennello qui, per illuminare l'arcata sopraccigliare. Per i pennelli da viso invece parto da questo qui bellissimo e super super morbido, anche questo, stesse setole di quell'altro 217, bianche, super morbide, l'ho già detto. Questo qui invece è a ventaglio ed è il numero F90. Poi c'è il 150 che è veramente morbidissimo, questo mi ha sorpresa, questo da cipria o da blush o da terra, insomma poi sta a voi utilizzarlo come volete. C'è il 163 che adoro, questo è uno dei miei preferiti insieme a quello a ventaglio, perché della linea che mi hanno mandato intendo, perché adoro i pennelli fatti in questo modo per scolpire il viso, quindi per fare il contouring. Poi c'è questo qui che è un duo fibre ed è il 187, questo qua lo utilizzo per lo più per i blush in crema, lo trovo ottimo per i blush in crema. Numero 168 invece è questo qua per il blush, che è un pennello angolato come vedete, con le stesse setole di quell'altro. Poi abbiamo un flat bookie che è un F80 e per ultimo questo qua che è il 190, che io odio questi pennelli da fondotinta perché lasciano il viso striato e non mi piacciono, quindi non so, anche si può utilizzare volendo anche per applicare l'illuminante, perché no. E niente, questi erano tutti i prodotti che mi hanno mandato della Kick the Beauty e spero che questo video vi sia tornato utile, vi sia piaciuto. Adesso vi lascio agli swatch e noi ci vediamo al prossimo video, e per chi verrà al 9 all'incontro ci vediamo a Milano. Un mega bacione e ciao patatine e patatine. We'll be right back.
pungendo. Oh, sì, mi stanno mangiando. Tutti quelli così sembrano una chirichetta. Puoi anche venire qua se vuoi, eh? Grazie. Prego, amore. Ti piace questo? Sì. Sì. Wow, sei bella. Amore, anche tu, patatona. Anzi, tu di più. Vuoi metterla anche tu? Vedi? Sì.